parliamo un po' di, con questo sole, di letteratura gotica e dell'horror. Ora, io ho visto molti film horror in passato, in un certi periodi, ma bisogna vedere anche la letteratura, perché questo canale si occupa di letteratura principalmente. Io sono arrivato alla letteratura horror attraverso l'esoterismo, il paganesimo, di cui poi vi presenterò alcuni libri, tipo l'alchimia, tipo i tarocchi che ho già trattato, quindi ci sarà poi la playlist che vi metto qua. Perché l'horror è un po' un modo di rendere la nostra epoca, che è priva un po' di miti religiosi, misterici, al di là ovviamente della religione cristiana invece, che è molto presente, portano il mistero e anche alcune conoscenze filosofiche ed esoteristiche a persone che magari in altro modo, se non con l'esperienza, non le acquisirebbero mai. Così nasce appunto l'esoterismo, anche l'orientalismo, quindi quell'amore anche dell'Einaudi per tutti quei testi orientali, tipo il Tao Te Ching, per tutti i vari testi di filosofia e religione in realtà orientale, che da noi viene definita filosofia orientale. Infatti ci sono libri che trattano l'argomento in maniera più profana, come dizionari di alchimia, io ce n'ho uno molto interessante che però lo tratta dal punto di vista profano, mentre questo che vi ho fatto vedere adesso lo tratta proprio dal punto di vista, cioè dal suo punto di vista, che dovrebbe essere, no? Perché oggi dobbiamo parlare solo di scienza e anche i testi esoteristici devono essere scientisti, solo perché si vuole organizzarli in modo enciclopedico, sostanzialmente, no? In modo comunque coerente al nostro tipico modo di pensare. Mentre l'horror, come dicevo, se ne discosta e infatti abbiamo tutti i grandi romanzi gotici, tra cui io sono arrivato da Carmelo Bene a Il Monaco di Lewis, da cui lui trae lo spettacolo Il Rosa e il Nero, che secondo lui è una di quelle opere, Il Monaco, che eccedono la letteratura gotica e mondiale al di là del suo genere propriamente gotico. Infatti è uno dei più belli. Poi chiaramente c'è il Castello di Otranto. Otranto è di Walpole, che avrete fatto magari a scuola letteratura inglese, che è proprio Otranto, la patria di Carmelo Bene, ma che secondo lui è, anche secondo me che ho iniziato a leggere, non supera il Monaco di Lewis, che in cui invece vi propongo la lettura, costa solo 3 euro e avete questo bel volume. Magari è un po' piccolo, vedete? Più che piccolo è poco maneggevole magari, perché comunque è rigida la copertina, è comunque difficile da tenere, però ad alcuni può piacere. Mentre è molto più agevole, anche se è più grande, quello della Oscar Mondadori di Lovecraft, che invece dal riunimento di tutti i racconti, che in realtà non sono tutti i racconti, ma anche tutti i romanzi, con questa bella copertina, ed è Lovecraft. È Lovecraft, come ve lo spiego, io l'ho appena iniziato, non avevo mai letto nulla se non il sapere il nome, ed è gotico ma filosofico, horror ma filosofico, quindi può far paura il mito di Cthulhu quanto fa paura. Qui nel libro sono in ordine di stesura, quindi da quello che ha scritto nel 1917 più giovane, La tomba, fino ai racconti più lunghi, la trilogia, insomma la serie, la saga di Cthulhu, che è molto più complessa, quasi romanzesca a tutti gli effetti, e
soprattutto perché l'horror entra come qualcosa di filosofico, oltre che far paura, ovviamente, ma fa anche riflettere. Ma perché poi fa paura? Non perché ci sia sangue, ci sia splatter o ci sia qualcosa, anche perché nei libri lo splatter, se non è fatto bene, può anche far ridere. No, la cosa bella di Lovecraft, invece, Howard Phillips Lovecraft, è la paura di qualcosa che non sappiamo bene cos'è e che non si vede. Quindi molti di noi potrebbero aver paura delle cose che sono certe, quindi un dolore, un taglio, è chiaro che fa paura, come alcuni hanno paura di farsi le punture del sangue, l'analisi del sangue, chi sviene quando vede il sangue, ma in questo caso è la paura di qualcosa di antico e terribile, quindi Cthulhu, questa creatura che è impronunciabile già nel nome, che non si sa bene quanto è grande, quanto può essere forte e terribile. Quindi, dal momento che noi abbiamo un dolore che addirittura non sappiamo come persone quanto può essere terribile, è lì che c'è l'abisso, la paura vera di Cthulhu. Quindi non è una paura che punta sulle immagini tremende, splatterone di alcuni meno bravi del gotico, ma è una paura che va alla radice della paura, che secondo alcuni è proprio il non sapere, l'ignoranza. Quindi questa è una paura difficile da sconfiggere perché appunto l'uomo è limitato ed e può essere ignorante, no? Bene, quindi io vi consiglio entrambi, soprattutto Lovecraft, che io continuerò a leggere, approfondire, abbiamo più di 1000 pagine, quindi c'è tempo. E Wesa Channel, tra l'altro, ha iniziato proprio ora una serie su Twitch in cui legge spesso racconti di Lovecraft commentandoli con le persone e anche di Borges, tra l'altro. Un saluto.